Se non abbiamo errato, e con la conferenza. Che ricorda i colori bianco-neri di un'altra squadra di calcio, di Mameni. Attendiamo ancora qualche istante. Anche loro a fare la perfetta cornice in questo momento per le foto prima dell'inno nazionale d'Italia, l'inno di Mameni. Allora attenzione, ed è il via in questo momento, il via in questo momento, e il giusto applauso ai 152 atleti che stanno per iniziare questa gara, il 23° Gran Premio dell'Arno, Coppa d'Argento, Comune di... straniere, vede il termine gara ed è volata, eccoli qua Cipoli, la parola al giudice d'arrivo, e allora il finale. Signori, signori, io attendo, come vi dicevo, l'esito del photo finish. Attendo l'esito del photo finish. Mi aspetto la tale... vincitore del 23° Gran Premio dell'Arno, Coppa d'Argento, Carlo. Comune di Solzate Arno, con dorsale numero 70, Lorenzo Palestra. Carlo! Carlo! Questa è la vittoria! Questa è una vittoria che merita, sono contento per lui, grande, grande, grande. Finale di gara di quelli tosti. Ah, quello finale non pensavo mai che vincesse, ma sono felice, grande. Una gran squadra, Carlo Martinelli, e poi tutti i suoi compagni a dargli una mano. Sì, tutti i grandi ragazzi, sono felice per loro. Ti fa tutto per queste enormi soddisfazioni? Tutto, tutto. Balestra, questo però è il suo Piateanno. Sì, è stata una stagione durissima, un partito male, e questo qua penso che mi soddisfa appieno e vale proprio la stagione che ho fatto. Una grande gara internazionale, una gara che conta. Sì, sono venuto qua, non pensavo di andare così forte, poi stavo bene e ho dato tutto sul finale. Al lavoro dei tuoi compagni, anche a Martinelli nel finale. Sì, assolutamente, i miei compagni devo ringraziarli perché fanno un lavoro eccezionale tutte le domeniche e siamo una grande famiglia, li ringrazio veramente tutti. Tua dedica? Al mio allenatore che sta imbrucato in me, ma soprattutto ai miei genitori, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile.